Senza dubbio, se avete deciso di sposarvi, qualcosa c'entra con l'amore. Beh, almeno speriamolo. Anche la parola di Dio riesce a parlare di amore. Soprattutto lo fa nella Bibbia, ma anche nel Vangelo, cercando di spiegare in che modo Dio ama e in che modo siamo chiamati ad amare noi. Usa dal greco tre verbi: erotao, phileo, agapao, ma non li usa tutti e tre allo stesso identico modo. Quando nella Bibbia troviamo il verbo erotao, troviamo che viene riassunta la dinamica dell'amore, in cui quello che emerge soprattutto è un po' l'io che riesce a usare, per dire così, l'altro. E questo non è ancora il segno della completezza, sebbene possa essere un inizio. Altre volte invece nella scrittura troviamo usato il verbo phileo. Questa è la dinamica dell'amore in cui conta molto la relazione e anche le emozioni. Tende però ad essere ancora imperfetto. Perché? Perché quando c'è troppo coinvolgimento è anche quell'amore che si chiede se ne vale la pena. Poi c'è un terzo modo di parlare di amore nella Bibbia e nel Vangelo, ed è agapao, che è la dinamica di quell'amore che riesce davvero a fare la differenza. Perché? Perché coinvolge ogni aspetto della persona e chiama in causa scelte e dinamiche così profonde che l'io e il tu diventano un tutt'uno veramente interdipendente. Ebbene, quando nella Bibbia si parla di Dio e dell'amore di Dio, si usa sempre il verbo agapao. Nel sacramento del matrimonio, insomma, non viene fatto altro che prendere il vostro amore e immergerlo in quello di Dio e viceversa, in modo che ci sia sempre uno scambio di amore molto, molto profondo. Beh, amare, tra l'altro, è qualcosa che ha bisogno di essere imparato, sì, anche imparato. Serve del tempo, senza però credere che il tempo sia una fabbrica che produce amore. Il tempo da solo non produce mai nulla. Ma è necessario ricordarsi che è solo nell'amore che si sceglie sul serio, e quindi forse abbiamo del tempo per capire quanto vogliamo buttarci in questa storia d'amore. Nella parola di Dio esiste anche un libro chiamato Il Cantico dei Cantici, che nonostante qualche fatica ad essere riconosciuto come parola di Dio, porta con sé la forza e anche la passione con cui si ama e con cui Dio ama. Sentitene un pezzo. Una voce, il mio diletto. Eccolo, viene, saltando per i monti, balzando per le colline. Somiglia il mio diletto a un capriolo o a un cerbiatto. Eccolo, egli sta dietro il nostro muro. Guarda dalla finestra, spia attraverso le inferriate. Ora parla il mio diletto e mi dice: alzati, amica mia, mia bella, e vieni. O mia colomba che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è leggiadro. Il mio diletto è per me e io per lui. Egli mi dice: mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore, tenace come gli inferi è la passione. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma del Signore. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Un testo bellissimo che vi invitiamo a rileggere tra voi con calma, risentendone il suono e pensando che questa è quella parola di Dio in cui Dio parla direttamente anche al nostro cuore.
E come succede nel nostro cammino, vi invitiamo sempre a fare un po' di verifica, anche per scoprire, ad esempio, qual è il vero fondamento del vostro amore che vi ha portato fin qui.